Oggi il blocco ospita il moderno Cine Teatro Comunale e nei locali sottostanti la Standa. Fino a ieri, o meglio fino al 1959, questo era invece lo splendido Teatro Comunale di Teramo, scenario di opera, drammaturgia e rivista. Al teatro a cui oggi si accede dagli ingressi di via Rozzi e di piazza Cellini, si accedeva invece proprio da qui, lungo Corso San Giorgio. Il toponimo è rimasto, ma purtroppo solo questo. Qui nella piazzetta che porta ancora il nome del santo a cui era dedicata, sorgeva la chiesa di San Matteo con l'annesso convento che fornì per un certo periodo i locali al liceo classico e alla biblioteca provinciale che poi nel 1935 fu spostata nella sua attuale sede. Il complesso fu abbattuto perché sotto il fascismo si era bisogno di dare al Palazzo del Governo, Palazzo dell'Intendenza nel 1800 e Palazzo della Prefettura oggi, un certo respiro per permettere alle folle di ascoltare i discorsi dei famosi balconi. Siamo ancora a lungo Corso San Giorgio, ma all'interno di quello che oggi è un esercizio commerciale, un negozio di abbigliamento, style. Bene, questo negozio ha qualche motivo in più per venirlo a visitare, non fosse peraltro per queste bellissime volte a crociera che sono l'unica rimanenza dell'annesso convento alla chiesa di San Matteo di cui abbiamo appena parlato. Era l'antica chiesa di San Matteo con il suo piccolo convento annesso, oggi ci sono i locali che ospitano gli uffici del provveditorato di Teramo. A metà di via Carducci, dove ora ci sono dei negozi e un versante del palazzo dell'INAIL, sorgeva fino a 40 anni fa la Fontana delle Piccine, opera dello scultore teramano Pasquale Morganti, lo stesso che realizzò la Fontana dei Leoni al municipio e forse anche la Lupa in Villa Comunale. La statua aveva dimensioni approssimativamente 2 metri per 2 metri e 50 e in verità non era un capolavoro di scultura. Le sue proporzioni non erano forse perfette, lasciavano a desiderare, ma la fontana è rimasta nel ricordo di molti teramani. La pietra, trasformata nelle sembianze di una generosa e florida donna, offriva il refrigerio dell'acqua zampillante attraverso uno dei simboli più suggestivi di protezione, di amore materno e di amore sensuale, ossia il seno femminile. Gli studenti, nelle prossimità del complesso scolastico, il liceo classico e le magistrali, ne avevano fatto una tappa per un rito quotidiano di scaramanzia. Toccare le prospere e ferme forme della statua sembrava essere uno scongiuro per evitare l'interrogazione indesiderata. Potete bene immaginare il corteo di fedeli che si compieva al mattino in questo profano luogo di culto. La Fontana delle Piccine e la Signora di Pietra furono abbattute nel 1950 per edificare quello che è attualmente il Palazzo dell'INAIL. Nelle intenzioni dell'amministrazione doveva essere il fatto di rimontare la fontana, infatti i singoli pezzi furono numerati e messi da parte, ma poi l'intero complesso andò perduto. Oggi i ragazzi che passano per andare a scuola sono tornati a scongiuri più tradizionali, toccare il ferro, incrociare le dita per evitare l'interrogazione o tutt'al più fare cuppo. Con il traffico quotidiano di mezzogiorno è un po' difficile forse essere un pochino più precisi, ma da queste parti, in via Savini, dove ora c'è via Savini, sorgeva il Carminello, una cappelletta abbattuta nel 1959.
Questa cappelletta, una specie di piccolo battistero, nell'Ottocento, quando il vescovo prendeva possesso della diocesi, provenendo probabilmente dall'unica strada importante, cioè quella di Giulianova, prima di entrare in città dalla prima porta d'ingresso, ossia quella di Porta Madonna, avveniva la vestizione del vescovo con grande cerimonia sacra e i suoi paramenti sacri erano appunto custoditi nel battistero del Carminello. Poi il corteo vescovile con le relative cavalcature proseguiva per arrivare in curia e poi in Duomo. Con un piccolo sforzo di immaginazione possiamo avere un quadro, per esempio il vescovo Taccone, Monsignor Taccone, intorno al 1850 fu vescovo di Teramo, ecco, per lui probabilmente si ebbe questo corteo con questa vestizione presso il piccolo battistero del Carminello. Bene, qui all'epoca dove ora sorge la Camera di Commercio c'erano dei capannoni bassi. Una nota, pensate un po', questa strada che ha la ragione, ha la radice dell'abbattimento del Carminello è stata intitolata a Francesco Savini, colui che tanto ha fatto e scritto e studiato le opere monumentali e architettoniche della nostra città. Che peccato. Qui in zona Porta Romana esisteva la casa degli Antonelli, una casetta edificata intorno al XIV secolo, una casetta di cui oggi non c'è alcuna rimanenza. Eppure esisteva un vincolo archeologico su questo che era considerato ovviamente un monumento di importanza inestimabile. Purtroppo però durante il fascismo la casa fu abbattuta, c'era l'intenzione, numerandone tutti i pezzi, che un giorno avrebbe potuto essere riedificata altrove o in un altro periodo, ma questo non è stato mai fatto e tutte le pietre che la componevano sono andate perdute. Gli Antonelli erano una delle famiglie più in vista che si dividevano il dominio della città insieme ai Melatini. Come ricorderete, scoprimmo in una delle nostre trasmissioni che era proprio la casa degli Antonelli che aveva affisso il famoso motto allo parlare age mesura. La casetta dei signori di Melatino invece esiste ancora, eccola alle mie spalle, ma come vedete non si può certo incolpare un passante distratto per non notarla, per non capirne l'importanza, perché è così poco valorizzata che ogni alibi per averla dimenticata o per non ricordarsi dov'è è ampiamente giustificato. Questo edificio risale al 1300 e fino a qualche tempo fa sotto ospitava una pizzeria, un'osteria. Oggi sembra completamente inabitato e abbandonata. È di proprietà della famiglia Savini e la sua importanza, oltre l'antichità, è data anche da un fatto storico. Essa testimonia il fenomeno di inurbamento della nobiltà di campagna. Infatti i Melatini, una delle famiglie che all'epoca insieme agli Antonelli dividevano la città, erano originari di Nocella di Campli e loro la famosa torre, ed erano loro i feudi a battaglia. E i Melatini, dicevo, furono indotti nel XII e XIII secolo a venire in città per rimpinguire l'abitato e la nobiltà della nostra città. Il blasone di casa Melatina è conservato in una abitazione privata in via Nicola Palma. Sul fronte della casa si legge ancora un'iscrizione latina, Sapienti nil est necesse. Duomo e la Curia, che come vedete alle mie spalle oggi sono due edifici autonomi e distaccati, erano invece un tempo uniti da un passaggio, detto appunto Arco di Monsignore, perché permetteva al vescovo di raggiungere dalla sua dimora direttamente la cattedrale. L'arco, che fu costruito nel 1730 dal vescovo De Rossi,
fu abbattuto nel 1967, in un tempo relativamente a noi vicino. Sono in molti a ritenere che questa scelta è stata operata con un grave errore di tipo urbanistico e architettonico per il nostro centro storico. Se passeggiando per il corso, come quotidianamente accade ai Teramani, avete tempo di levare un attimo lo sguardo e di guardare proprio sopra il porticato, che poi è di fronte al comune, vedrete una prova di questo passaggio dell'Arco di Monsignore. Ne è rimasta infatti una finestra, che è evidentemente una porticina, che collegava appunto i due edifici. Oggi è murata, come vedete nelle nostre immagini. Siamo in via San Berardo. Era più o meno qui che sorgeva il Pozzo dei Canonici, un ciborio quattrocentesco, un tempo lontano parte del complesso dell'antica canonica. Il tabernacolo, il cui nome fa pensare ad un luogo di sepoltura degli alti clericali, aveva delle graziose colonnine a tortili che poggiavano su dei leoni, che andiamo subito a vedere perché vi mostreremo tra poco, perché ora invece si trovano in un altro luogo qui nei pressi. Il Pozzo dei Canonici fu abbattuto nel 1935 in concomitanza con il complessivo riassetto urbano della città in vista del congresso eucaristico. Eccoli, i leoni che sostenevano le graziose colonnine a tortili che poggiavano appunto come basamento del Pozzo dei Canonici, oggi scomparso. Oggi i leoni fanno la guardia all'ingresso principale del Duomo che dà sul Corso Vecchio.